siamo tutti bravi a criticare sui social gli strafalcioni, soprattutto dei politici, c'è più gusto chiaramente, dagli al politico, però in questo caso appunto una persona che sostiene di avere due lauree, giusto? Così. Sì, sì, sì. Presidente, il neopresidente della Camera, Fontana. Scienze politiche e storia. E storia, sì, sì. E per due volte, perché ha due lauree, certo, una per ogni laurea, scriva impiegato. Scritto a mano e non al computer. Abbiamo sentito qualche strafalcione già di altri. Ma anche noi abbiamo i nostri, ognuno ce li ha. Ma ciampi sempre. Ognuno. È inutile ergersi a precisetti, perché poi alla fine fai delle brutte figure. Chi comincia? Tu o la Veronica, vai Veronica, vai. Un nostro caro amico diceva scialpa perché era convinto che sciarpa fosse in romano. Buona giornata. No, questo è, allora te l'hanno spacciata sciarpa come cosa tua, è una cosa nostra, un nostro amico che faceva l'agente immobiliare. A un certo punto, ah regà, ma rimortacci, non riesco a vendere la cazzo da casa. Ma forse devi essere un pochino più stupido. E quindi al cliente successivo disse: mi vuole dare la sua scialpa? Visto, non troppo, facciamo troppo nomi, no, ascolta. Così ascolta. E lidere tutte le R non è da non romani. O è successo due volte, potrebbe essere, o comunque questa a noi è capitato. Ancora. Ciao trio. Ciao. La maestra italiana di mia figlia, in un dettato, ha detto flebile con due B. Flebile. Lei l'ha scritto e gliel'ha contato come errore. Ciao a tutti, Stefania d'Alba. Perché sta B appoggia comunque. Flebile, flebile. Allora, può essere anche la flebbo. Però, attenzione, e questo succede soprattutto al sud, o nei posti in cui si parla tanto il dialetto. Roma, il raddoppio della B è Roma. Sì, Roma. Ad esempio, so la storia di un dettato in cui è stato detto la colomba è motta e i bambini tutti hanno scritto motta, e invece era morta. No, lo so, però se in dialetto tu me lo dici così, io scrivo mi motta. Mi ricordo la puntata su Ieri era l'uomo con la babba. Ieri era l'uomo con la babba. E il bimbo così scrive. Ieri era l'uomo con la babba. Ancora, dai uno. Buongiorno. Giorno. Io che ho quasi 43 anni continuo a dire Sagittario con due G, cioè, vale? Sì. Sagittario. Che sono Sagittario. Eppure il tuo segno. È un errore molto comune però. Allora, a Roma si dice Sagittario. Veronica, non buttare niente. Domani recuperiamo due, li scaldiamo, gli diamo una ripassata al forno e domani li facciamo sentire. Vai previ, vai. Aeroporto, aeroporto. Parto da Malpensa. Vado a Malpensa. Vado a Fiumicino. Io sbaglio sempre. Membrana. O Menbrama. No, è pure difficile da dire. Menbrama, una fatica. Sembra una divinità induista. Nel mio comune, su un documento protocollato, è stato scritto per ben due volte il nome di mio marito, Massimiliano. Con la Gia. Beh, io ho un Gabriele con due B, non su un documento ufficiale. Sulla ragazzi, io ho un di Pietrantonio di apostrofo I Pietrantonio. Ah, così. Documento ufficiale via De Nicola de apostrofo E Nicola, ragazzi. Poi io durante la messa ho letto Figliol prodigio al posto del prodigio. Oh, che bravo! Ma un'altra parabola. Fa l'università, cioè. Era uno bravissimo. Ho scoperto che un mio amico è paziente di anni 40 insomma, non sapeva cosa fosse il palato. Quando un giorno gli ho detto: "Senti, porta la lingua sul palato che controllo se c'è l'afta." Le compulse. No, palato. Acqua. No, gomito. No, almeno quello no. Acquissima. Per tentativi è bello. No, riprovi. No. Guardi, è più vicino di quello che sembra. Mi sono reso conto solo dopo che ho detto: "Lei", ho detto al mio medico, "dovrebbe tenere fede al giuramento di Socrate." Socrates. A scuola San Paolo morì depilato, naturalmente. Cioè, beh, sì, perché tutto l'ho bruciato, quindi tutti i peli bruciati. Io in un tema in quarta superiore ho scritto l'apostrofo all apostrofo ontanarono. L'apostrofo all apostrofo
Ontanaro. Beh, doppio apostrofo. Risposi tu apostrofsi. Invece di sprombattuto scrissi sbrombatutto. Sbrombatutto? Con due T, come soprattutto. Sbrombatutto. È arrivato sbrombatutto. E da allora sono lo sbromba. È lo sbromba. Descrivendo Patroclo che si toglieva la tunica tutta insanguinata, scrissi che rimase a orso nudo. A orso. A pelle d'orso. Al tempo della guerra in Jugoslavia questa era già arrivata. Un collega pontificava sulle motivazioni di serbi, croati e boscimani. E boscimani. Hanno ragione i serbi, croati e anche boscimani. Piegatura. Un mio cliente, indicandosi il basso ventre, ma molto in molto basso, molto basso, okay. Basso, mi ha detto: sai, io tendo a sodomizzare molto. Ma i tuoi, nel senso che ma nessuno giudica, ma tutti io sodomizzo spesso. Se non le dispiace io le stringo la mano, però mi dica lei. Però ragazzi, bisogna andare oltre le parole, oltre.